chiedere a Paolo Magri proprio la figura di Zelensky, il destino di Zelensky, quale può essere e adesso come si deve muovere secondo lei e quali errori potrebbe fare? Deve giocare al meglio l'enorme popolarità che ha ottenuto con questo ruolo eroico di presidente del popolo, come la Lady Diana, contrapposto a Putin, che è assomigliato un po', con tutto il rispetto per la regina Elisabetta, chiusa nel castello di Balmoral nei giorni del mondo commosso per la principessa del popolo. E questa, capitalizzare questa sua popolarità può voler dire fare il passo lungo verso il negoziato, che farà crollare la sua popolarità con la popolazione ucraina, perché qualunque cosa conceda, e dovrà concedere se fa prevalere il realismo, qualunque cosa conceda tocca dei nervi che erano già scoperti prima, ma che sono diventati ancora più scoperti con il furore nazionalistico di unità nazionale che si è creato in questi giorni. Quindi è un percorso molto stretto anche per lui, e vedremo se prevale in lui questo, sul termine in positivo, esaltazione del popolo che rinasce, che chiede libertà, o il senso di concretezza e di realismo per evitare che, visto che certi aiuti che lui auspicava non arriveranno, per evitare la carneficina nei prossimi giorni. Mi permetta, se posso ancora, due o tre brevissime chiose su alcune cose dette in precedenza. Posso, certo, assolutamente secondo? Sì, mentre do anche la notizia che è iniziato intanto preliminarmente al faccia a faccia Lavrov e Kuleba un incontro tra Lavrov e il ministro degli esteri turco, e lo ha fatto sapere la portavoce del ministero degli esteri russo. Prego. E finora sono tutte buone notizie, perché quando ci ha interrotto prima per la notizia io temevo che lei ci dicesse che il vertice era saltato, perché questo poteva succedere. Invece mi sono limitata a dare l'orario, ma l'orario ha una sua importanza naturalmente nel flusso delle informazioni, ma anche nel fatto che comunque stava per accadere effettivamente. Prego. Tre punti velocissimi. Adesso la questione è evitare il peggio. E nell'evitare il peggio, abbiamo detto, è importante che ci sia innanzitutto un colloquio non nei boschi della Bielorussia, posto non neutrale, ma appunto in un paese terzo, la Turchia, e con la mediazione di un paese terzo. Su chi media, sul ruolo dei paesi terzi, ne parlava prima Marta Ottaviani ed è un po' toccato in vari temi, è chiaro che abbiamo, ciascuno di noi può avere delle preferenze, io preferirei la Merkel e il Papa piuttosto che Erdogan o Xi Jinping. Ma il tema in questo momento non è chi è meglio per noi, ma chi può far meglio nell'aiutare il negoziato. E chi può far meglio nell'aiutare il negoziato è chi ha delle leve di vario tipo, dei rapporti di vario tipo, leve economiche, leve militari, e rapporti di consuetudine. Quindi venga il migliore, si faccia avanti il migliore e speriamo in un risultato. Due battute su cliché da evitare. Ha fatto bene Sforza prima. Il primo cliché da evitare è quello che torna ogni volta dell'Europa divisa. L'Europa non è stata minimamente divisa su questa storia, su questa crisi. Abbiamo stanziato, deciso sanzioni inimmaginabili. Noi abbiamo iniziato questa crisi temendo che Mosca chiudesse il rubinetto del gas ulteriormente. Ci avviamo verso la prosecuzione della crisi con noi che lentamente stiamo decidendo noi di chiudere il rubinetto del gas, perché non abbiamo messo le sanzioni, ma abbiamo lanciato un piano europeo per ridurre di 2/3 il consumo del gas russo. E la Germania, che era pronta a raddoppiare con Nord Stream 2, è passata in 3 mesi all'ascia o raddoppia, ha abbandonato il raddoppio e a lasciare. E infine, l'ultimo, velocissimo, evitiamo, come abbiamo fatto oggi in studio, anche il cliché sull'Italia estromessa, l'Italia in seconda linea. L'Italia non ha il ruolo che hanno Francia e Germania, non ce l'ha in tante crisi, non ce l'ha nell'Iran per esempio, ma in questo caso specifico ci sono due paesi che hanno due motivi per essere a quel tavolo più di noi. La Francia, l'ha ricordato lei, la presidenza di turno. Francia e Germania insieme hanno negoziato gli accordi di Minsk 1 e 2 insieme a Russia e Ucraina. C'è un ruolo che possono giocare, ed è
e tutti gli altri paesi, lo ricordava sempre Sforza o qualcuno, scusate, non ricordo, hanno giocato un loro ruolo. Johnson un po' strombazzato, se vogliamo, ha illuso un po' troppo Zelensky di cose che poi non si possono realizzare. Pensiamo sui rifugiati, Johnson, il più grande amico dell'Ucraina, concede ai rifugiati, non è in Europa ora, i rifugiati hanno la stessa facilità di entrare in Gran Bretagna come i cittadini no Brexit, cioè impossibile. Quindi mentre noi stiamo dando un salvacondotto per ammettere subito i rifugiati, il grande amico dell'Ucraina dice a un ucraino che vuole arrivare: arriva a Calais, però torna al tuo consolato più vicino, dimostrami che hai un parente qui, dimostrami che hai già lavorato in Gran Bretagna. La stessa difficoltà che ha un portoghese adesso che vuole andare a lavorare in Brexit. Quindi parole rispetto a realtà. Però l'Italia non è in prima fila, perché non è quasi mai in prima fila nella politica internazionale, ma non si è sottratta. Esempio, chiudo e mi scuso dell'intervento lungo, sulle sanzioni noi nel 2014 abbiamo assistito a un balletto interno incredibile. Le sanzioni del 2014 erano un decimo di quelle di adesso. Su queste sanzioni c'è stato ad oggi una posizione molto compatta. Bene,